Mi faceva piacere, per concludere, dare la parola un minuto a due voci femminili. Una è la voce di Sofia, perché Sofia, che è responsabile della comunicazione, rappresenta un po', diciamo, la giovane equipe di AGA e ci ha accompagnato in questa giornata di terreno molto bella a Milano. E l'idea è anche continuare a lavorare insieme. Quanto per AGA, anche per la nostra associazione, è stata importante questa esperienza. Ecco, vorrei che lei un po' ve lo testimoniasse. Una seconda testimonianza da parte di un'istituzione centrale, nazionale, l'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia, con Rosanna Di Lella, perché stiamo lavorando moltissimo anche nella prospettiva di una candidatura UNESCO di Toccati al registro delle buone pratiche di salvaguardia. Questa candidatura prevede la partecipazione di tanti attori, siete tutti invitati a aderire al protocollo di Verona che trovate in cartellina, quindi di questo sicuramente riparleremo anche a distanza, al telefono, nei prossimi incontri che avremo la fortuna di fare. Quindi lascio la parola a queste due persone importanti che ci accompagnano. Grazie. No, io volevo solo dire che per me è stato bellissimo venire ad incontrarvi. E sono stata molto felice di poter venire nelle comunità e vedere proprio, veder giocare, provare i giochi. Ho scoperto che mi piace un sacco mettermi alla prova e anche provarli io stessa, quindi bellissimo. E no, è bellissimo anche dal punto di vista della comunicazione, perché veramente incontrarvi e capire che cosa è importante per voi fa capire anche a noi che cosa dobbiamo raccontare e come farlo. Quindi per noi è importante ascoltare, essere con voi in queste giornate per capire proprio cosa volete anche voi che sia raccontato di quello che vivete e che appunto sperimentate giocando voi stessi. E è bello anche quando appunto ricevi una chiamata e ti viene detto: no, guarda che hai messo la sigla sbagliata. E anche lì ti fa capire che cosa è importante e cosa non devi dimenticare, quindi continuate a farlo, che così riusciamo a comunicare sempre meglio quello a cui tenete voi e a cui teniamo tanto anche noi. Grazie a tutti. Io sono Rosanna Di Lella, come diceva appunto Valentina, porto i saluti di Leandro Ventura, che è il direttore dell'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia, che purtroppo non è potuto essere qui per altri impegni istituzionali, e di Stefania Baldinotti, anche che è nel movimento, già in viaggio con AGA da tempo. L'Istituto appunto opera proprio nell'ambito della valorizzazione e della salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale e dell'espressione della diversità culturale, quindi per noi è particolarmente importante essere qui in ascolto, in azione, accompagnarvi, sostenervi per quanto possibile, per quanto vogliate in questo processo, quindi che per me è abbastanza nuovo. Io sono arrivata all'istituto da un anno e questo incontro, ma anche quello di MED, è stato per me di grande accrescimento. Ho imparato tantissimo dai vostri racconti, dalle vostre competenze e saperi. Quindi ci siamo e speriamo di continuare ad esserci. Grazie. Bene, do la parola al presidente per darci qualche indicazione su cosa dobbiamo Ah, sono io. Sì, cosa dobbiamo fare? Visto appunto il discorso che facevamo prima dell'introduzione di giovani nell'ambito delle nostre attività storiche, volevo presentare, se li chiami, il nostro primo remo, Davide Ferrari, che è un ragazzo di 22 anni. Davide Ferrari, che ha iniziato quest'anno in qualità di primo remo. Poi, visto che poi faremo una dimostrazione, abbiamo chiamato rematore, quarto remo del Gardone e presidente della Lega Bissa del Garda, Marco Righettini, che vi porta anche da parte della Lega Bissa, omaggerà sia gli esponenti della Regione che di AGA, che diciamo di tutte le attività presenti, del libro che è stato fatto per il 50° delle Bisse del Garda. Quindi poi cogliamo l'occasione adesso che andiamo al ristorante. Se vuoi prendere addirittura, così, che è stato fatto il libro per il 50°, così portiamo e diamo a tutti, magari se mi dà una mano qualcuno.
se vuoi. Un saluto a tutti, io sono arrivato adesso ma so che Antonio sicuramente vi ha introdotto su quello che è il nostro sport meglio di me sicuramente. Io rappresento tutte le società del Garda, la Lega Bis del Garda, sono società bresciane e veronesi e abbiamo tre società che vengono dal Lago d'Iseo che sono affiliate con noi. Questo libro che vi omaggiamo è un libro che abbiamo fatto l'anno scorso nel 2017 per ricordare i primi 50 anni della nostra Lega Bis, del nostro sport. Ci sono tutti i paesi rappresentati con una piccola storia delle società di ogni paese. Vi auguro un buon lavoro che avete già svolto fino adesso, una continuazione della giornata, poi vi faremo vedere esatto. La bissa in acqua. Esatto. Visto che è il momento di scambi, noi della comunità di Sburla La Roda abbiamo tre presenti. Quindi uno per Meazza, Renata, abbiamo un presente per voi e anche per Agostina. Quindi invito le vallette. Ecco, questo noi, voglio dirlo, all'interno i proventi della sagra, parte del ricavato lo reinvestiamo in cultura. Quindi in quelle borse ci saranno anche delle pubblicazioni che potrete leggere, è interessante. Poi invece l'ultimo invece per Valentina, quindi grazie Valentina. Poi invece per le comunità ludiche abbiamo un presente per comunità ludica che potete ritirare, quindi all'uscita, grazie. E le caprette, mi sono dimenticato, quindi ogni comunità ludica può ritirare anche una capretta. Allora, intanto ringraziamo ancora, se avete un secondo solo, poi andiamo tutti sempre al ristorante Alessi qua vicino. Come Associazione Giochi Antichi vogliamo ringraziare ovviamente la fiducia e l'incarico da parte della Regione Lombardia di questo progetto che è in itinere, così non dico viaggio, che è in movimento. Ringraziare ovviamente Valentina, la Piccirella Zingari, che ormai da 4 anni ci accompagna in questo racconto importantissimo. E poi anche ringraziare un'altra persona, tutte le persone che sono dietro le quinte, che lavorano con noi, tra cui Beatrice Dusi, che è la responsabile della segreteria, e gli farei un applauso perché tutto questo è grazie a lei, che sta dietro e giorni giorni, a Cristina Rizzo, l'architetto che ha pensato all'allestimento anche delle foto del vostro racconto, a Barbara Rigon che ci ha emozionato con i propri scatti, e chiudiamo con i suoni, e a tutti gli altri membri di AGA, alcuni sono qui come Gabriele Mion, Nicola che l'avete sentito prima, che insomma giorno per giorno, io e Paolo siamo solo delle voci, ci portano avanti nel viaggio, nel viaggio. Grazie a tutti. Un'ultimissima cosa, Renata ci ha detto che questa è la sua ultima uscita, ci lascia per andare per riposare qualche giorno, noi speriamo poi che il rapporto continui anche su piani diversi, perché in questa piccola esperienza che abbiamo avuto da quando AGA è nata, abbiamo capito una cosa: al di là degli incarichi, al di là delle posizioni, ci sono le persone, e la persona conta più di tutto. La sensibilità di una persona è fondamentale per l'approccio a qualsiasi tipo di progetto. Quindi noi abbiamo visto in Renata una sensibilità straordinaria, la ringrazio. No, non commuoverti, perché mi commuovo anch'io. Quindi ti ringrazio, e come ho detto,
io spero vivamente che la collaborazione continui su piani diversi. Grazie. Allora, la collaborazione continuerà in questo progetto di candidatura UNESCO, costituiremo un comitato scientifico, quindi possiamo già annunciare a Renata che insomma lei sarà sicuramente un membro onorario di questo comitato, quindi continueremo a lavorare insieme. Adesso ascoltiamo, finiamo con questi suoni, siamo tutti un po' commossi, ma va bene così. Ascoltiamo i suoni. Sentemoli. 5, 6, 6. Quando il battitore iniziava il gioco doveva pronunciare alta voce Bara. Sant'Antoni dalla barba bianca, me mangi i gnoc e te i gnanc. Cuidela, in dialetto. La pista.